buonasera. Rinuncerà alla prescrizione? Sì. Grazie. Solo se rinuncia alla prescrizione, c'è una sentenza politica, senatore. Registriamo che è stato dato ascolto ad un teorema senza prove e senza riscontri. Credo che si sia processato più il nome che non il fatto, che allo Stato non sussista. Comunque credo che nei successivi gradi di giudizio, anche se a giugno dovrebbe andare in prescrizione la cosa, si possa bene accogliere le ragioni di Verdini. Credo che sotto il profilo politico sia ininfluente, se non per quelle persone come Bersani e compagni che si arrampicano agli specchi, insomma, anche al fatto che uno di noi possa entrare in un divieto di sosta. Lei se la sente di consigliare appunto al suo leader Verdini di rinunciare alla prescrizione? Beh, credo che possa anche farlo tranquillamente, non è detto che non lo faccia, Verdini è uomo che va fino in fondo. Era molto amareggiato, devo dire, proprio perché sono mancati nella fase dibattimentale quelle prove che dovrebbero essere l'elemento cardine del giudizio, perché non è provato né che Verdini abbia fatto questa segnalazione né che questa segnalazione abbia niente a che vedere con i fatti delittuosi che i segnalati hanno poi successivamente commesso negli anni. Vera questa circostanza? Sì, sì, è vero che mi ha segnalato. È vero che mi sei disinteressato dopo? Chi è? Verdini. Sì, ma ne avevo avute non solo da Verdini ma da tante altre segnalazioni, ma questo sono stato anche sentito come testimone.